Ciao, avevo programmato un altro tipo di video e potrete facilmente immaginare quello che sarebbe stato per oggi, essendo oggi giovedì, così non avrei bisogno di mettere la velocità 2x, soltanto che adesso ne hai veramente bisogno anche di più e preferisco aspettare per quel video, non si perderà. L'ho fatto apposta, anche qualche video che non mi è riuscito. Cercherò di perfezionarlo così come riesco per poi mandarlo in programmazione. Volevo comunque farvi sentire la mia presenza, lanciarvi il mio messaggio perché è importante e avrei voluto, me ne sono accorto solo adesso che registravo, fare una cosa divertente con voi, ma mi sono dimenticato l'appunto che ho preso in camera appunto, e quindi dovremo rimandare. La prossima volta sarò più preparato. Quindi, lingua bianca, bava alla bocca, bava di cane. Comunque due cose ve le dirà sicuramente. Mi è dispiaciuto tanto il commento che nella mia mente risuona come chi muore prima, lui o il padre. No, non è un commento opportuno. Mi è dispiaciuto poi prima di tutto il mio video di ieri che ho dovuto rivedere, anche se io di solito non li rivedo i miei. Ho dovuto rivedere e da oggi, parentesi, non seguo più il numero degli iscritti. Non mi informerò più al riguardo, lo lascerò visibile, però io rientra nel mio progetto di non seguirlo. Non che io non ci tenga, ma la mia ispirazione la devo continuare a mantenere viva, al di là dei condizionamenti che ci possono essere. Persi dunque il filo del discorso. Un altro commento che mi è dispiaciuto, comunque vi dico che complessivamente mi sono piaciuti tutti e stimo chi ha avuto la giustezza di scrivere anche queste cose, perché a volte demoniti anche in questi termini servono. L'altro commento è quello che riguarda il figlio degenere. Unica cosa in mia difesa, non potete conoscere come io abbia fatto i video, in che sequenza, il perché di alcune cose che stanno dietro. Questa è l'unica cosa in mia difesa. Mi spiego. Se prima di prendere il caffè ho mangiato un tramezzino con prosciutto e formaggio, oppure se da tutta la mattinata ero strapazzato avanti e indietro, non avendo fatto colazione, non avendo preso niente, ero arrivato alle 3:30 in quelle condizioni, beh, non è opportuno perché bisogna prendersi cura di sé, bisogna mangiare puntualmente, questo è importante. E infatti oggi mi è arrivato un messaggio di WhatsApp e ho dovuto vederlo. È importante, lo so che dette da me queste cose, nonna, che importanza possono avere, ma diciamo così. Comunque ci si deve provare a correggersi sempre. Con questo non è che vuol dire che le scarrate non ci saranno più, però devono essere, come osserva giustamente un piccolo campione, devono essere regolamentati. Io le volevo fare tutte in una volta, forse le ho fatti i video tutti in una volta, ma sapete perché? Non mi vergogno a dirlo, mi sto preparando per la pausa estiva e quindi rispondo anche all'amico follower che dice che spasso sarà vederlo d'estate. Mi dispiace,
caro amico, magari potrei vedermi nella vita reale d'estate, ma su YouTube avrò, sì, cedo anche in questa, non tutti i video preparati, ma quasi tutti, perché l'estate non è vero che io voglio staccarmi da YouTube, ma è un periodo, diventa per me un po' caotico, un po' sempre, insomma, mi piace un po' prendermi la calma d'estate, diciamo così, anche se propriamente non è tutto. D'accordo. Vedete, non mi inquadro neanche bene sotto il mento perché c'ho un'irritazione della pelle. Ma se io facessi così, non crederei in quello che per me è YouTube. Vale a dire, YouTube ha portato persone naturali a fare video, a condividere i loro momenti quotidiani con i loro amici followers. E questo per me è YouTube. E non soltanto per me. Onorato di ricevere anche insieme a tutti quanti anche il messaggio di Vivi Giappone, dove mi raccontava che il caffè costa 3 euro in Giappone, ma a che merito? Spero anch'io un giorno di venire in Giappone. Quindi ci mettiamo in cantiere l'America, il Giappone, tutti quanti mi stanno dicendo Roma, 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 Roma. No, ancora no. E poi non so se ci tornerò. D'accordo, nessun riferimento quest'oggi, almeno nessun riferimento cattivo, come quelli di ieri sono stati esagerati. Quello è un video da interpretare.